Eccoci qua, buonasera a tutti. Allora, siamo in diretta, io sono a Bruxelles, l'ospite che arriverà fra poco si trova a Los Angeles, è un polistrumentista, un musicista incredibile, l'ho conosciuto grazie a dei contatti toscani, ha registrato un solo di tromba nel mio ultimo pezzo che si chiama Liberi e questa sera è con noi, ma io lascio la sigla e poi ci rivediamo fra 2 minuti. Sarai il libero sarò, liberi da quel che è tossico, relazioni, affetto e maschere. Libero sarò e libera sarai. Siamo liberi soltanto se ci liberiamo un po' di noi. In copertura. Le sirene percorrevano quel tratto che separa nella vita e nella storia la normalità dalla paura. Mi ha insegnato con pazienza a parlare la tua lingua. Mi lanciavo senza alcun paracadute, ma eri già la mia famiglia. Sarai e libero sarò. Liberi da quel che è tossico, relazioni, effetti e maschere. Libero sarò e libera sarai. Siamo liberi soltanto se ci liberiamo un po' di noi. Libera sarai e libero sarò. Liberi da quel che è tossico, relazioni, effetti e maschere. Libero sarò e libera sarai. Siamo liberi soltanto se ci liberiamo un po' di noi. Eccoci qua, avete sentito? Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Pausa Caffè. Mi ritrovo, farò poche introduzioni perché voglio subito presentarvi l'ospite di questa sera, direttamente da Los Angeles, dove credo che sia mezzogiorno, Giulio Carmassi. Benvenuto! Grazie, ciao, piacere di esserci. Come va, Giulio? Sì. Sì, Che ore sono lì? Cosa hai detto? è mezzogiorno, mezzogiorno. Mezzogiorno, hai una visione, qualcosa da farci vedere dalla finestra del. Aspetta, vediamo. È In così. Però realtà dalla finestra potete vedere solo l'albero di Pompelmi. c'è il sole, vedi c'è la luce del C'è il sole. sole che io evito per evitare la camera, ma se si vede un po' Sì, ok, gli alberi. giardino. E un pezzo di palma. Meraviglioso. E quello è il tuo studio? Allora, questo già ci Sì, fa lo studio capire. è Elliot, il sintetizzatore che io chiamo Elliot, che è un sintetizzatore modulare, e poi alla mia pedaliera per riamplificazione un piccolo Roland lì, la mitica DX7 anni 80, se ho bisogno di fare quei suoni lì, c'è l'angolo cottura di vari fiati, cose Quindi sono varie. allora, quanti sassofoni? Ci sono un Facciamo un rapido baritono, calcolo. tenore, soprano, un trombone, c'è una tromba lì, un flauto, un po' di archetti, c'è il contrabbasso lì. Poi ci Ovviamente, sono un po'. c'è la sezione chitarre, bisogna C'è la almeno un sezione paio. chitarre che Eccole. costruisco io, il basso, la chitarra, Dai. la batteria anche fatta da me, con legni diversi. Allora, quelli che ci ascoltano, io suggerisco, visto che ci stai facendo fare questa panoramica, di andare a vedere su YouTube, probabilmente l'hanno già fatto, ma per chi non l'avesse ancora fatto, di andare su YouTube e digitare Giulio Carmassi. Troverete dei video dove lui suona incredibilmente, sapete, con queste multicamera,
pezzi incredibili, fra cui a me quello che è piaciuto di più è stato quello di Pat Metheny, che inizia con la percussione, con l'ostinato di percussione, splendido. E scoprirete, se riuscite a contarli tutti, quanti strumenti suona Giulio Carmasi. Tu hai fatto un calcolo, ce lo vuoi dire? Beh, ti posso dire che è una soddisfazione personale che da bambino avrebbe fatto ridere tutti i pisani è che sul disco di Pat Metheny ho suonato 13 strumenti. Per 13 strumenti. cui, Allora, vabbè, se muoio così, dai, abbiamo fatto anche quella cosa lì. può andare, poi vuoi dire non di Pinco Pallino, ma di... No, poi tieni conto che io da 12 anni in poi, ogni 3 mesi avevo un mentore diverso che mi diceva che suonare tanti strumenti era la fine, cioè sarei stato un dilettante su tutti e che non si poteva fare. Mi ricordo in particolare uno che sempre non puoi suonare una tromba e sassofono perché è un'imboccatura diversa e quindi è impossibile, non si fa, non si fa. Gli hai mandato un CD, poi il CD di Pat Metheny. A me era stato detto anche a 18 anni, guardi, lei lasci perdere il canto, per favore, non c'è. E E qui poi. allora andiamo subito a bomba, perché tu hai detto lasci perdere il canto. Ecco, una delle cose che mi ha colpito quando ho saputo della tua esistenza diversi anni fa, prima di conoscerti, è stata un'introduzione nel gruppo di Pat Metheny, Unity Group. Un testo scritto da Pat Metheny sarà stata una ventina di righe, di cui almeno una decina erano solo per te, che finivano come Angel Voice, come un Angel Voice. Allora adesso faccio vedere subito, perché visto che ci siamo capitati, ci stiamo bruciando già tutte le cose. Eccoti qua. Eccoci. Allora, qui dove ti trovi? Qui siamo a Brooklyn a fare il servizio fotografico in un, credo che fosse uno storage space, perché cercavano dei luoghi che fossero fotogenici. E Un quindi siamo po'. entrati in abbiamo fatto un 5 o 6 diverse situazioni. Questo era tipo eravamo nell'ascensore dello storage space. Ah, fantastico. E quindi qui, allora, tu abiti a Los Angeles adesso. Io abito a Los Angeles, in questo caso abitavo a Brooklyn, insomma, accanto a New York, al di là del fiume, ed è lì che ho incontrato tutti i vari jazzisti. Facciamo un passo indietro. Come sei finito negli Stati Uniti allora, nel 2003? 2003, io suono, io sono un dropout, ho fatto la terza media e non sono andato al liceo, e però ho finito il conservatorio. E però, diciamo, verso i 14 anni suonavo la tromba, il basso, il pianoforte, la batteria, abbastanza decentemente per poter fare delle sovraincisioni jazz, improvvisare, sapere l'armonia e così. Poi verso i 15 anni ho iniziato il sassofono. Insomma, io verso i 18 anni suonavo tanti strumenti abbastanza bene, mi stavo per diplomare in pianoforte e non c'era verso di fare nulla in Italia. Cioè, nel senso, sono andato a Siena Jazz per 4 estati, ho avuto l'occasione di studiare con tanti personaggi meravigliosi, però a livello proprio di lavoro, cioè di, scusi, mi paga l'affitto, non c'è, e vedevo anche i miei cari amici, talenti straordinari in Toscana che, insomma, vivevano nella macchina praticamente. E quindi una cosa, un'altra, io dopo un po' di anni, a 22 anni, ho detto, secondo me qua non si fa nulla, cioè non c'è il verso, facciamoci un'esperienza in America. L'idea era di andare 6 mesi in America, fare il corso di tecnico del suono, Ah, così dai. per aprire una cosa nella testa diversa, che a me è sempre piaciuto il suono, mi occupavo di registrazione per me stesso. E quindi è nata un po' così come cosa. E poi una volta arrivato lì ho detto sì, io torno, se sì, io non torno più, perché nel giro di un mese tutti volevano suonare assieme, cioè band, case discografiche, ora viene Stevie Wonder a fare un concerto a scuola, aspetta, facciamo questa cosa qui, viene un'orchestra d'archi nella classe di registrazione. C'era questa opportunità. Che per un italiano, specialmente, io non so, magari adesso è meglio, però sento le storie del conservatorio dell'università, il conservatorio italiano non è facile, non ci sono
i fondi, non è che fai un corso di orchestrazione e hai tipo l'orchestra di 30 elementi a fine settimana che ti a disposizione suona, hai fatto. Cioè, qui vai alla scuola serale all'UCLA e fa, allora questa settimana ci occupiamo di orchestrazione di Ravel, te fai l'orchestrazione di Ravel, arrivi in classe, c'è l'orchestra di 30 elementi che te lo suona dal vivo a prima vista senza fare un errore. Ma quindi poi, scusa, per fare queste cose qui hai studiato, lasciato il corso di sound? Allora io mi sono diplomato come tecnico del suono e poi dopo, anche per riuscire a mantenere il visto, perché non è... io pensavo quando sono andato, beh, vado in America, rimango in America, che problema ci sarà? Invece ho scoperto l'esistenza dei visti. Delle frontiere, sì. E quindi c'è stata una lunga sequenza di escamotage per vedere di rimanere negli Stati Uniti. Una volta mi sono iscritto a un corso di inglese per dire che studiavo in America, cioè tutte le possibili cose. E poi tra l'altro ho fatto un periodo a Parigi anche, mezzo tra visti per una ragazza di cui mi ero innamorato mentre visitavo un caro amico, e quindi sono stato 6 mesi a Parigi un'estate subito. E tu mi stavi raccontando prima che i primi 6 anni li hai passati a Los Angeles, quindi fra studi, e poi non avrai fatto 6 anni di studi, immagino. No, poi a un certo punto una cosa è un'altra, insomma, label, ogni piccola cosa, un film, okay. Arriva sempre una situazione, un milionario che ti dà $20,000 per fare un mese nel suo studio dal nulla, arriva sempre il momento in cui dici non credo di riuscire a pagare l'affitto questo mese, e poi zac, arriva la cosa, c'è questa cantante. Ho capito. E perché allora poi a un certo punto te ne sei andata a New York? Ma perché me ne sono andata a New York? Perché io New York, quando passeggi per New York sei in un film di Woody Allen, è un po' come essere a Roma rispetto a essere a Empoli, con tutto il rispetto per Empoli, però quando passeggi per Roma c'è questa sensazione iconica della grandiosità, film, sì. Quando sei a New York, e poi soprattutto io mi ricordo un'esperienza di New York dove io sono uscito dalla metropolitana e devo ammettere che tutte le donne a Brooklyn erano modelle interessanti, europee, un po' strane, che era il mio modo. Io ho capito subito, dicevo, però Los Angeles, forse, che Los Angeles era tutto un po' Baywatch, plastica, col capello biondo lungo, e non era proprio, diciamo, il mio ambiente dove un nerd musicista si trova a chiacchierare. Invece a New York improvvisamente un europeo così è a casa, è tutto normale. E poi sai, nel loft sul fiume, queste cose qui, cioè è un'esperienza che andava fatta, che io ho iniziato per un po' tra l'altro da senza tetto, cioè io vivevo in una sala prove senza bagno e cucina, mangiando il minestrone freddo col cucchiaio, andando a fare la doccia in palestra con la neve, 25 minuti a piedi nella neve per andare a farmi la doccia per poi tornare a dormire abusivamente col letto nella sala prove. E quindi per i primi 2 anni a New York, io quando ho conosciuto Pat non avevo una casa, cioè, ma dai. E quindi come sei arrivato? Perché tu già suonavi ovviamente con diversi personaggi. Io avevo fatto già diverse cose senza riuscire, sai, con le libere professioni alti e bassi, per cui magari un mese va bene, ma poi insomma 3 mesi non hai un lavoro. E poi invece sempre la mia vita è una vita c'erano questi checkpoint di donne diverse. Avevo conosciuto questa ragazza per la quale avevo un po' perso la testa al tempo, e questa persona mi ha poi, tramite lei si scopre che lei è amica e parente di tutti i jazzisti a New York, e quindi tramite ho iniziato a suonare con lei, e improvvisamente c'era tipo Will Lee e il batterista di Saturday Night Live, ed è questo e quell'altro che erano nella band perché erano amici di famiglia. E quindi io mi ricordo il primo concerto che fecimo nel pubblico di questo piccolo club del primo concerto, c'era la creme della creme di tutti i musicisti newyorkesi che erano venuti a vedere lei, perché lei era la darling figlia di, e così. E quindi io mi ritrovai, e quella serata lì avevo suonato la tromba, il sassofono, cantavo, suonavo la tastiera, e quindi Bing. C'era il manager Jeff Buckley che venne anche a parlarmi, no? Da questa situazione, il CEO della Decca, della label dove c'era Sting e Richard Bona al tempo.
Quindi improvvisamente io da 0 a 100 catapultato in questo mondo con tutti i biglietti da visita, andiamo a suonare insieme. E nel giro di un anno suonavo nella band di Will Lee con Steve Gadd, che appunto era Questa? completamente questa qui. Qui è il Chuck Love, che purtroppo non c'è più. E poi Will Lee dietro di lui. Will Lee è il bassista forse più registrato in America. Era il bassista di Let, questo è Steve Gadd, batterista di 50 Ways to Leave Your Lover, di Fantastica. Amy Chan, Steely Dan. Anche lui. Negli anni 70 praticamente c'era una band che faceva tutti i dischi pop e faceva Ok. tutti i dischi fusion. Questa era la band da cui io mi sono praticamente unito. Come multistrumentista, in cui passavo dal sassofono alla chitarra, alla voce, alla percussione, alla tromba, alla tastiera, all'Hammond e così via. Fighissimo, bellissimo. E quindi iniziata quella cosa lì, e poi la moglie del bassista. Allora, a me arrivò un messaggio su Facebook di una persona che mi diceva: Ho sentito voci di corridoio che Pat sta cercando un po' l'istrumentista, scrivigli. E io l'ho presa come cosa da ridere, no? Come uno che ti chiama e dice: Senti, ho sentito, non lo so, Lucio Dalla sta scrivendo un nuovo pezzo, perché non gli mandi il tuo ultimo testo? Cioè, così, Sì. no? Poi sì, c'è, cioè, vai, vai. Sai, a volte su Facebook la gente non ha un'idea della distanza che c'è tra il fare le cose, cioè non è che chiami Pippo Baudo e fai: Scusa Pippo, mi fai suonare a domenica? Cioè, non funziona così. Non lo so, forse negli Stati Uniti sì, non ho Forse negli idea. Stati Uniti un pochino di più. Sì. Pat E quindi io, sarebbe Pat Metini, io traduco per. quindi io ho scritto mi dovevo trovare per prendere un caffè con la moglie di questo mio amico con cui suono, e le ho detto così per gioco: Oh, sai che mi hanno scritto che devo scrivere a Pat, ah, ah, ah. E entro nella metropolitana dove non c'era servizio telefonico, esco dalla metropolitana a Brooklyn e trovo il messaggino SMS di lei che mi dice: Ah, ma la moglie di Pat è la mia migliore amica, le ho scritto, quali video li mando? Ah, perché tu avevi già fatto quei video, infatti Io era avevo nel già iniziato a 2012. fare video va vari anni, che avevano avuto un certo successo, ma insomma, sai, comunque YouTube. Io ho iniziato a fare i video di polistrumenti su YouTube 5-6 anni prima che esistesse questa cosa su YouTube, cioè Jacob Collier, queste cose qui, non, Sì. erano 10 anni dopo che ho iniziato a fare quel tipo di video lì. Sì. E quindi un bel giorno ti chiama Pat Metini E e quindi no, dice. la mattina dopo io mi sveglio, Ok. c'è la mail della moglie del mio amico di Sandrine che mi manda, mi forward la mail di Pat che ha visto dei video miei e ha fatto: Ma questo ragazzo è esagerato, bisogna fare una jam insieme. E quindi improvvisamente la mattina dopo andiamo a casa di Pat a fare la jam. Che tensione, no? Panica te, io quando arrivai, io poi tra l'altro arrivai. Facciamo un contesto. Pat Metini per i chitarristi, ma per i musicisti in generale, ma ovviamente per i chitarristi, è un musicista assolutamente iconico Patetini ha che vinto 20 Grammy Awards ha. Quindi nel jazz è ed proprio è una. l'ultimo, cioè lui e Herbie Hancock sono gli ultimi due giganti rimasti vivi del jazz di una volta, essenzialmente, perché Chick Corea adesso non c'è più, Certo. Jarrett ha smesso di suonare, Bill Evans, ma è diciamo dei top 10 forse jazzisti degli ultimi 50 anni a Sì, livello di assolutamente. successo. È di una produttività incredibile, nel senso che fa veramente tantissimi progetti in solo, in Tanto mille duo, che ha con fatto il te. pezzo con David Bowie piuttosto che sì, le cose free, le cose di smooth jazz. Suonava poi da giovane, suonava con Joni Mitchell, giusto, no? Ha fatto il Faceva disco con Johnny Mitchell già, Jaco poi Pastorius, insomma, parliamo finito. veramente del top della musica mondiale. E quindi la mattina viene E poi Pat tra l'altro c'è Metini, da dire una dice. cosa, che il ruolo del polistrumentista non ha molti spazi, cioè non è che te senti del polistrumentista di una band o di un'altra, ma ci sono due band al mondo che hanno il polistrumentista, che sono le band dove se sei una di quelle rare persone a cui gli garba suonare tanti strumenti, in cui te da bambino sogni o suoni con Sting o suoni con Pat Metheny. Cioè quelle sono le due gig che dici: Se io dovessi arrivare a fare tipo il sogno, quello Babbo Natale impossibile, che ci diciamo per Sono ridere, quelle. polenta con i funghi Allora, per Sting devi tornare in Toscana, questo lo sai. tra l'altro io ho incontrato Sting la stessa settimana che facevamo le prove per il tour di Pat, perché
per completa coincidenza, noi in questo grande facility dove c'erano questi grossi studi, questi grossi stage per fare le prove, a New York, il mese prima di andare in tour, abbiamo fatto 2 settimane in questo spazio e accanto a noi c'era la band di Sting con Vinnie Colaiuta che faceva le prove per il loro tour. E quindi loro venivano a sentirci e io c'avevo Sting qua accanto al pianoforte mentre cantavo, facevamo le prove. E ti parlava in toscano, con l'accento toscano? Sai che non ci siamo parlati in italiano, non c'è stato... Peccato. Non direi che è la persona forse più affabile, diciamo, che c'è. Ovviamente genio assoluto, ma insomma, aveva molto... Cioè, e lui era un dio greco in un angolo, non era un comune mortale. Quindi era proprio un Englishman in New York, possiamo sì, dire. Sì, assolutamente. E allora quindi hai iniziato a fare queste prove con Pat Metheny e ti sei trovato proiettato in un... con dei ritmi, credo, anche molto diversi. Ritmi intendo ritmi di vita. Ah beh, diciamo, io... Allora, innanzitutto io non avevo mai cantato pubblicamente su un palco. Cioè, io cantavo nei miei video sempre con lo spirito di dire sì, ma io non canto, lo devo fare perché mi torna comodo, a me piace la musica brasiliana, questo modo di usare la voce scat, così, ma non canto. E improvvisamente ho da fare un tour di 160 date in 10 mesi, dove facciamo 6 città alla settimana in paesi diversi, cantando 3 ore e mezzo a sera. Ma non, e sì, anche ma... essere un cantante è un minimo, diciamo. Nei live quali erano gli strumenti di cui ti allora occupavi? Io nel live ero essenzialmente il pianista tastierista con la voce e poi suonavo la tromba su un pezzo e la percussione su un paio di pezzi, ma essenzialmente ero il pianista, okay, che cantava allo stesso tempo le parti. Perché dovevi sostituire Lyle Mays oppure... Lyle Mays non si sostituisce, cioè nel senso non è che sostituisci Gassman o Sordi e... Lyle Mays non ti sostituisce, però sì, diciamo che io credo che per un periodo si fosse pensato che Lyle sarebbe andato in tour con noi, e poi a me è arrivata la telefonata che avrei suonato, io pensavo di essere il polistrumentista, avrei fatto i fiati come facevano, e invece una settimana prima di registrare il disco praticamente mi arrivano le parti, e il fatto che mi diceva vabbè, allora comunque te suonerai il pianoforte su questo disco. E qui... Disco registrato, cioè, allora, è difficile, io non so, non è facile comprendere, secondo me, ma, cioè, Chris Potter, Antonio, cioè, il resto della band, queste sono, è come essere nel circo di Soleil, cioè, sì, dei contorsionisti che saltano 100 metri da una torre e atterrano su un filo in bilico e poi fanno una piroetta e suonano la viola. Cioè è un livello di atleticismo che è su un altro pianeta. E ma... queste persone leggono a prima vista questi spartiti in 11 ottavi, pezzi di 17 minuti, come se fossero, ma stasera dove si va a cena? E poi ognuno stava nel suo territorio, ognuno col suo strumento. Tu invece... strumento. Io sono un polistrumentista e mi trovo a leggere a registrare il disco di Pat Metheny dal vivo in studio al pianoforte. Incredibile. Io, cioè, gli attacchi di panico, a me venivano le lacrime dalla tensione la notte. Questo durante la registrazione? Durante la registrazione e anche durante quando ci incontravamo. Cioè io sono andato a casa sua a fare First Circle, il pezzo di cui hai visto, all'unisono. Io la chitarra non la suono, la chitarra l'ho imparata il mese prima praticamente per suonare con lui. Sì. All'unisono, chitarra e voce, di fronte a lui in salotto. Cioè io non sentivo i muscoli della... cioè mi vibrava la mandibola e non sentivo le labbra, erano come se fosse l'anestesia dal dentista. Ma Pat Metheny è stato comunque accogliente nei tuoi confronti? Ma assurdo, io non so quello che è, alla fine, ma io ho lasciato... Umanamente ti sei trovato bene? Sì, no, Pat è una persona con 1000 sfaccettature diverse, però è una persona molto intelligente e che è assolutamente non uno di quelli associati, cioè uno che ti racconta le storie, può fare il simpatico. Vedi, qui c'è un follower, un fan che ti saluta, Filippo Orlando, che mi aveva scritto anche oggi. Grandissimo Giulio, ti ho visto a Bari nel Keen Tour. Sì, siamo amici su Facebook, mi sa, anche con Filippo. Faccio vedere.
Faccio vedere qualche commento. Buonasera, buona vigilia dell'Immacolata. Che è bello ascoltare queste storie. Spero possiamo fare qualche altro pezzo insieme. Qui si apre un mondo, davvero. Complimenti a Giulio, l'ultimo, un attimo. Nadia Ceratto, complimenti a Giulio al suo coraggio e perseveranza. Il talento paga lì. Letizia Marcella Storino, meraviglioso. Palma Zaccaria, niente. Un messaggio muto, sarà una minaccia, non No, so. è criptico, devi leggere sotto il testo. E scusami, ti ho interrotto. Stai parlando del Patmetini, mille su un uomo dal No, no, carattere. è una persona che può essere un drago che ti taglia la testa nel momento di lavoro. Cioè, non è una... Io è una cosa che ho trovato di tutti i grandi personaggi. Cioè, sono persone in grado di essere più simpatici, divertenti e così. Però per arrivare a quei livelli devi essere una persona che è capace di un tale livello di focus, di spartiacque tra lavoro e cena. Per cui quando l'ambiente è lavoro, cioè Pat veniva da me e mi diceva: guarda che questo accordo al terzo minuto di questo pezzo di 20 minuti che hai fatto qua, ieri sera l'hai fatto 10 millisecondi in ritardo. Con la faccia incazzata, cioè non che questa è una roba che se lo fai un'altra volta ti prendo a pedate. Ho capito, quindi esigente. E lo faceva anche con il resto dei mostri nella band, cioè l'unica opzione è 100%. Se fai 99,99 sei un perdente in una situazione del genere, e vieni... ti viene fatto notare senza mezzi termini che non è assolutamente una situazione dove puoi permetterti di distrarti per 10 secondi e sorridere, dove è come un'operazione militare. Tensione quindi sul palco, insomma. Grande tensione sul palco e fuori dal palco dopo il concerto, specialmente per me, perché appunto io ero uno catapultato in Serie A un po' dal nulla. E quindi sì, poi col mio idolo dell'infanzia, cioè Pat è uno dei primi dischi che ho comprato in vita mia a 12 anni, cioè c'è anche il livello, cioè io voglio far piacere a questa persona, però cioè, ci sono dei limiti. E poi c'è il limite che appunto la mia forza è quella di suonare 30 strumenti, ma non è quella di essere il più grande pianista Certo, del infatti questo mondo, dicevo, sì. mentre tutti loro sono il più grande sassofonista e il più grande batterista al mondo, e quindi c'è un livello che io non posso, cioè non è quella la mia area, la mia capacità speciale. Certo. E con gli altri, strano perché appunto questa cosa del che tu dicevi adesso del sorridere sul palco, dell'essere rilassati sul palco, per me è essenziale. Cioè io non riuscirei a suonare in tensione, a fare un concerto in tensione o con... Ma guarda, anch'io preferisco quella cosa lì, tant'è che non suono più in quegli ambienti. Nel senso, non è un caso che io ho lasciato quel mondo, perché secondo me era molto simile all'essere alle Olimpiadi. Cioè, era Ok. molto simile a questa sorta di essere un atleta, per cui ti prepari, vai a dormire alle 8 la sera, fai l'esercizio tutto il giorno, poi arrivi e il giorno del match di tennis... Tensione ai limiti, mentre quando avevo l'altra band dove facevamo più funk con Steve Gadd, così era tutto molto sorridente. Ma perché in quel tipo di scenario la cosa importante è il groove, lo spirito. Sì. Con una situazione come Patti ci sono 374.000 note a Sì, dinamiche Pat Metheny diverse. Group è È una molto cosa che. scritto, certo. Ecco, Sì. è più come fare musica classica, un concerto di musica classica con l'orchestra non è un momento in cui sei lì a gozzovigliare, a divertirti. Mentre se tu fai un concerto di blues, magari sei molto più aperto a tentare di trovare la tua libertà invece che a trovare la precisione. Poi ovviamente l'idea trascendentale è quella che puoi mettere due cose assieme, non dico mica di no. E c'erano dei momenti dove si poteva fare quella cosa lì. Però comunque rimani a questo livello samurai, cintura nera, dove devi essere su quest'altro piano di attenzione, che non è Incredibile. neanche. E poi non solo, ma
a Pat proprio non piace l'idea del divertimento, cioè uno che ti dice ridi meno sul palco. Io da italiano un po', ganzo, d'accordo. Cioè lui un po' subito mi disse, guarda, fai, divertiti meno sul palco. Incredibile, incredibile. Un'esperienza. E quindi no, e io non sono fatto per quel tipo di, cioè non è la mia indole, a me garba divertirmi, a me piace stare per, la vita è corta, non è, cioè sono persone che sono molto contente di vivere a quel livello di tensione, non è la mia cosa. Quanti anni? Io ho visto che hai fatto almeno un paio di dischi con Pat Metheny. Abbiamo fatto, dunque, abbiamo lasciato il disco nel 2013, nel 2014 abbiamo fatto tutto l'anno dei tour mondiale 41 paesi e poi abbiamo registrato il disco, abbiamo fatto un DVD dopo il tour, dei pezzi del tour, e poi è uscito il disco. Quindi di fatto sono due dischi e un DVD nel giro di circa 2 anni e mezzo. Ok. E dopo questi 2 anni e mezzo ti sei ritornato a Los Angeles? Io sono tornato a Los Angeles, sono uscito completamente dal mondo del jazz e ho praticamente smesso di fare quel mestiere, mi sono messo a fare film e musica da film e televisione. E adesso faccio vedere il... perché c'è il tuo sito molto bello con una foto splendida, quella foto del tuo studio, e questo è il sito che vi consiglio di andare a vedere, dove sono, che non sbaglio, linkati anche video. E sì. Poi c'è il tuo, come possiamo dire, il sito della produzione di musica. Sì, questa music house che ho fatto con un caro amico di New York, dove sì, ci occupiamo di musica per immagini principalmente, dalla pubblicità al documentario, ai film, alle serie televisive e così via. Quindi, ieri, l'altro giorno, avevo postato questa nostra chiacchierata sul Pat Metheny Fan Club, italiano, e mi hanno detto, chissà perché non l'ha tenuto a suonare con sé. Io ho detto, credo che le cose siano andate un po' diversamente. Avevamo avuto qualche scambio per telefono, quindi avevo già subodorato il fatto che comunque quel tipo di vita non faceva per te. È stato uno degli anni meno felici della mia vita, e che il che non viene ovvio da pensare, perché dici suoni col tuo idolo, giri il mondo, però 6 concerti a settimana, concerto di 3 ore a quel livello di tensione, cioè non è una vita bella, bisogna avere una certa personalità per... cioè sono contento di averlo fatto, è stata un'esperienza incredibile, irripetibile, però uno deve avere anche il radar e scegliere nella vita le cose che ti fanno felice, non solo quelle che ti fanno successo, che sono... Certo. Guarda, Luca Zannotti ti fa una ti metto il commento. Non voglio però che rispondi subito all'ultima domanda, perché risponderemo più tardi. Grazie davvero, una relazione interessante, l'onestà intellettuale di Giulio è meravigliosa, così la sua storia è eccezionale, grande coraggio. Progetti per il futuro, ne parliamo dopo. Ma senti, ma fra tutti questi strumenti che tu suoni, quello che mi sembra a me incredibile, oltre al fatto che li suoni tutti così bene, non ce n'è uno che ti sta più a cuore, uno che ami di più? A me interessa il suono più delle note, e una cosa che dico sempre è che a me il mio strumento preferito è quello che suona meglio nella stanza. Per cui se c'è una tromba meravigliosa della Monette da 20.000 euro e un pianoforte Scrauso, allora la tromba la preferisco, ma se c'è una tromba qualsiasi, uno Steinway a gran coda, allora il mio strumento preferito è... Se c'è un piatto della Istanbul particolarmente bello, aperto, il mio strumento preferito è la batteria in quel momento. Okay. Per cui, tu hai iniziato come batterista, perché non l'abbiamo ancora citata la batteria, tu hai iniziato come batterista? Io ho iniziato come batterista perché mio fratello voleva avere una batteria in casa e mi convinse, quando avevo 6 o 7 anni, a chiedere alla mia famiglia per Natale una batteria. Che io non... Quindi suonavo. Ringraziamo tuo fratello, che si chiama? Esatto. Come si chiama tuo fratello? Lorenzo, e quindi lui ha iniziato a suonare la batteria e io facevo finta. E poi invece a 18 anni io volevo fare, come tutti i bambini italiani, il calciatore, e mio padre mi disse, io non ti porto agli allenamamenti di calcio se non inizi a fare lezioni di pianoforte. Ok. E quindi tuo padre è architetto, se non sbaglio. Padre, mia madre, mio fratello, tutti architetti. Tutti architetti. Mi ha scritto una cara amica dicendo, ma non ci credo, Giulio Carmassi, figlio di...
non conosco il nome di tuo papà, è insegnante mio a Venezia, Lui ha forse? fatto Venezia, ha fatto Sì. Mendrisio, ha fatto tante cose in Italia. Ok, scusa l'interruzione. E quindi la batteria, poi il pianoforte in Perché palo. mio padre ha fatto il quintanno di conservatorio, cioè un pianista, è sempre stato un grande amante del pianoforte classico e quindi voleva che io prendessi questo hobby suo di quando era più giovane e quindi io ho odiato il pianoforte classico da subito e non volevo studiarlo, se non che il mio professore, il mio primo insegnante Vincenzo Magia, Maxia, Magia, non mi, io l'ho sempre detto Magia, ma si scrive Maxia, e no, sempre questa cosa. Forse Però un sarà personaggio meraviglioso, albanese. un sole a Pisa. E lui, dopo 3 mesi che io non studiavo, non facevo nulla, si fece trovare un giorno che faceva Gershwin al pianoforte. E io e tu, tutta la vita è cambiata in quel pomeriggio dove io ho sentito questi accordoni di l'undicesima diesis aumentati così, e ho capito tutto. In quel momento ho detto: ah, ma allora questa è È la mia. questo che cerco. È questo qui il suono. Perché in famiglia mia si sentiva solo musica classica, che io tuttora ho difficoltà a digerire per via di questa grande pressione dei genitori. Ho capito. Senti, io ho qui una foto, che tu mi hai mandato. Evidentemente deve essere una foto importante per te. Io spero che collegato con noi ci sia anche Tommaso Novi. Eccoci. Evidentemente questa foto, io non saprei dire nemmeno quale sei tu, questo qui a destra probabilmente. Quello in basso a In destra, basso a secondo destra. me, con la barba, con una piccola barbina a 12 A anni. 12 anni. E questo è Tommaso a sinistra. Ok, Tommaso è col cappello che sembra un po' stonato sopra. allora Tommaso, spero se c'è che batta un colpo perché l'ho invitato espressamente. Questo è stato uno dei primi, uno delle tue due primi band, delle tue prime band, dei tuoi Sì, primi noi, io gruppi. allora in prima media. In terza media c'era un ragazzo che si chiamava Filippo Francione, che è un chitarrista e ora fa il cameraman, si occupa di cinema. Ma tramite lui iniziamo una band, facciamo cover dei Dire Straits, dei Talking Heads, facciamo New Wave anni 80 americana. E Tommaso suonava le tastiere, io suonavo la batteria. E quindi Ok. iniziamo questa band proprio tra Pisa e Cascina, Pontedera, Calcinaia, proprio questi. Ma tu non sei di Lucca, secondo le Allora, io sono nato a biografie? Lucca, cresciuto a Pisa, trasferito a Firenze quando avevo 16 anni. Ho capito. Ho capito. Tomma. E poi iniziai anche una scuola jazz a Pisa e Tommaso studiava jazz lì anche, e quindi iniziamo un trio jazz dove io suonavo il basso e lui suonava il pianoforte. Ok, Tommaso Novi, per chi non lo Tommaso Nuovo conoscesse, e per i pochi che lo conoscono, insegna al Conservatorio di Firenze fischio. è uno dei più grandi fischiatori al mondo. Esattamente, oltre ad essere un eccellente pianista E cantautore, e peraltro, che poi è. cantautore, ovviamente. Vedi questa gente, mi sto circondando, beh, di persone che fanno poche cose. Riprendiamo qui uno sguardo sul tuo studio. Questo è il giornale, Day at the Office. Esattamente. E poi volevo invece far vedere, perché il tempo corre veloce, qualche immagine. Ecco, questa che mi dicevi che era la strada dove tu vai a Questo è il mio passeggiare. quartiere dove vivo. West Hollywood. Sì. Benissimo. E qui ci puoi raccontare di questo bagliore che si vede in lontananza? Allora, no, io questa te l'avevo mandata appunto per far vedere la dimensione. Questo è un quartiere di Los Angeles, quella che chiamiamo la Valle, The Valley, che è a nord, dunque c'è Los Angeles, c'è l'oceano, poi c'è tutta questa parte verso l'oceano che va a sud, poi c'è una catena, diciamo una piccola catena di monti, e poi al di là dei monti c'è un'altra valle che è il nord di Los Angeles, quella che chiamo la valle. Allora io lì sono sui monti che guardano nord di Los Angeles, e dicevo che Los Angeles è più o meno la dimensione della Toscana, però tutta costruita e che si chiama Los Angeles, ma in realtà è uno spazio immenso dove se io volessi andare da sud a nord della città mi ci vorrebbero 2 ore in autostrada. Ho capito, ho capito. E Forse di più. la natura che circonda Los Angeles credo che sia pazzesca.
Allora, queste particolarmente. sono 2 ore di macchina a nord di Los Angeles, 2 o 3 ore di macchina a nord di Los Angeles, sei a Sequoia Park, dove ci sono questi centinaia e centinaia di alberi che hanno più di 1000 anni, che sono sequoie, e alcuni di questi sui 100 metri di altezza, 60, 80, 100 metri di altezza. E altre immagini della natura che mi hai mandato, evidentemente, ecco, no, Malibu qui. Questo è Malibu, sì, e Quanto questa è dista da? Hollywood. Da qui mezz'ora di macchina, che a Los Che Angeles bello. mezz'ora è come andare in centro, insomma. È Ok. sempre Malibu al tramonto, con la marea bassa. Senti, invece, allora tolgo Malibu. E invece una domanda che mi sono sempre fatto, di cui abbiamo già parlato a volte. È la seguente, cioè con la canzone, con la forma canzone, tu che rapporto hai? Perché tu mi hai fatto già un sacco di riferimenti anche su, prima che parlavamo del tuo disco. Evidentemente c'è qualcosa. Allora, io sono cresciuto innamorato del virtuosismo strumentale, quindi jazz rock, fusion, tutte le band dove si suona veloce e tante note. E mi sono fatto, diciamo, i primi 15 anni della mia vita come musicista, dove il mio obiettivo era quello di essere un musicista pirotecnico che fa le cose veloci. E che tira, che spacca. Te lo faccio vedere io chi sono, insomma, un po' quello spirito lì, no? La cosa trascendentale del dire sono riuscito a fare questa cosa difficile, impossibile, che mi fa andare su questo piano alto di esistenza, per cui volo. Volare tramite la fluidità strumentale. Questo è un tipo di cervello musicale. Io avevo quello. Verso i 28 anni, anche 30, improvvisamente mi sono svegliato e mi annoiava sentire queste cose veloci. Le trovavo. Con una persona che ti parla troppo, fastidiosa come cosa. E il mio cervello ha iniziato a rallentare e mi sono iniziato a piacere i pezzi, a piacere Lucio Dalla e De Gregori, e mi sono reso conto che io ascoltavo solo pezzi di cantautori praticamente. E che non ascoltavo per piacere più il jazz. In quel momento ho iniziato a suonare con Pat Metheny e tutte queste situazioni qui. Quando io avevo già fatto lo switch, avevo già il jazz non mi interessava più, ma dopo 15 anni che spingevo una direzione, è Avevi dei arrivato risultati in questo quella grande direzione. risultato quando il mio cervello era già: ah, adesso faccio il disco da cantautore, cambiamo tutto. Quindi tu la sera sognavi Buonanotte Fiorellino, la notte, e dice, dopo aver fatto il concerto con Pat Metheny. Io ascoltavo Carly Simon dopo i concerti, cioè ascoltavo folk americano, primi anni 70, Paul Simon, e Mitico. poi mi trovavo a fare queste cose su 5 ottave con la voce e gli arpeggi, che cioè non sento, non è che improvvisamente non mi rendo conto della bellezza di queste cose, e poi Pat ha delle cose molto liriche nella sua musica, però io ero già altrove. E Sì. probabilmente è stato uno dei grandi temi di quell'anno per me, che io ero sulle copertine delle riviste di jazz, il nuovo polistrumentista sulla scena, e mi chiama questa, quell'altra band, facciamo il disco con John Patitucci, e io però veramente vorrei andare a casa a fare do maggiore, ora come ora. E quindi questa cosa qui è stato, e da lì poi è anche per quello che mi sono spostato sulla musica da film, perché è uno spirito diverso, ma proprio mi dà fastidio ora come ora fare le cose virtuosistiche, cioè non grazie a Dio che sono riuscito a suonare nelle band in cui sono riuscito a suonare, altrimenti adesso sarebbe tutto: ah, ma sì, ma non ti garba il jazz perché non ce la fai a suonarlo, ma non ti garba. No, io no, ho fatto le cose che dovevo fare, ma non lo sento più come cosa. A me, Certo. io adesso sento, sì, sento Baglioni nel 75 e mi commuovo, e poi invece sento, non lo so, l'Electric Band di Chick Corea, e tira, è bello, mi diverte, ma lo trovo, non lo capisco più. Non so, è come mangiare un piatto troppo speziato con troppe cose diverse rispetto a mangiare una bistecca con le patate, e dire Guarda, beh. si passano diverse fasi nella vita e chissà cosa ci riserva il futuro, ma io ho avuto lo stesso Sicuramente. percorso tuo, nel senso che dopo aver studiato e suonato jazz per tanto tempo, l'ho totalmente rifiutato ed è l'unica cosa che riesco ancora ad ascoltare con emozione è il Quartetto Europeo di Keith Jarrett, che ancora rimane, secondo me, al top
top del Ne liricismo. parlavo l'altro giorno, guarda, proprio di Garbarek, che quando fa i soli di sassofono sono più belli del tema. Esattamente. Qui Sì, c'è sì. Personal Montage, no? Quello dal vivo in Giappone, dove Sì. fanno Prism, Sì, fantastico. lui fa questi soli, beh, anche Jarrett ovviamente, ma Garbarek è questa voce limpida della E Norvegia. l'emotività, sì, fatta persona. Un altro messaggio. La musica è vita, conoscere persone che mettono impegno e passione per farle condividere fa bene al cuore. Benissimo, siamo felici di questa cosa. Benissimo, io. Devo dire, sono rimasto molto, molto contento dell'intervento di tromba che hai fatto dentro Liberi. Devo dire, ci ho messo un po' di tempo perché ero partito con una concezione che era diversa. Abbiamo avuto qualche scambio, ma più lo ascolto e più mi piace. Io ti ringrazio veramente tanto per questo contributo. Mi fa veramente molto piacere che tu ci sia stato là dentro. Allora, torniamo a Luca Zanotti, che chiede adesso la domanda, non so se Luca c'è ancora, spero di sì. Progetti per il futuro. Tu hai lasciato completamente la musica live oppure continui? Io di fatto ho lasciato completamente, cioè mi sono allora all'inizio ovviamente sono arrivate tante offerte, vieni a suonare in questa band, Steve Gadd mi ha chiesto di suonare nella band sua come organista, che è la band backup di James Taylor e di altri. E queste cose piano piano sono sciamate sempre di più perché io ho iniziato a dire no, a dire Rifiutare, certo. no. Con Gadd non è che avevo detto di no, con Gadd in realtà mi sarebbe garbato, ma non, la cosa non è funzionata in fondo. Però tante altre situazioni, produttori, cose, io non c'ho. E poi soprattutto io ho scoperto una cosa meravigliosa, cioè che si facevano 5 volte i soldi che si facevano suonando dal vivo, facendo musica in pigiama da casa con l'oceano a 20 minuti. E io sono comunque anche una persona pratica. E allora, cioè, a me piace fare la mia musica e non la devo fare per soldi, non è importante che venda, non è, poi faccio quello che voglio e poi faccio 4 giorni in cui faccio un documentario, una big band per un film e mi paga come essere in tour per 2 mesi. E cioè, è difficile, Anche cioè, io perché suoni tutti gli strumenti, quindi devi mettere faccio una cosa abbastanza tutti i limitata. cachet di tutti. E cioè, come fai? Come dici? Sto a casa con mia moglie la sera cuciniamo. Cioè, è da musicista, capisci? Io a me, poi per me c'è l'altra cosa. Io adoro il suono e quindi adoro i dischi e la sonorità che puoi ottenere in studio. Io dal vivo e ho suonato in contesti, diciamo, che se non ho trovato il suono bello nei contesti, non Privilegiati, è che. certo. Il suono dal vivo fa sempre schifo, cioè è sempre un grandissimo compromesso dove sì, Compromesso. ti senti ma non ti senti, i PA, il suono è boomy, non si sente la chitarra, poi sente troppo. E è un'esperienza che per me, cioè o ti piace la connessione col pubblico dal vivo, e io sono uno comunque abbastanza timido, a me piace mandare, cioè sono contento che le persone l'ascoltino, ma non so, sono uno che on the spot davanti al pubblico un po' si intruppa, cioè è agitato, non è uno che, non sono uno che si eccita perché la gente ti applaude, a me piace stare in camerina mia. E fare una vita da musicista dove fai una buona vita economicamente, stai a casa in un clima ideale. Chi ti sposta nel senso? Come fai a dire di no a quello? Io se vado in tour per un mese, improvvisamente perdo un anno di lavoro di colonne sonore. Cioè, anche se mi dovesse far piacere, cavolo, come. Allora, cioè, E io poi le avevo l'occasione di prezzo, suonare con certo. Edoardo De Crescenzo, che è uno dei miei idoli dell'infanzia, no? Grandissimo cantautore, una delle più grandi voci della canzone italiana, ancora, no? E così via, fisarmonicista anche, doveva venire anche Rapa, facevamo un concerto a Napoli, però non pagavano, o non pagavano abbastanza per me per perdere le colonne sonore, e alla fine non si fece. E Certo. io ho perso delle occasioni che mi sono dispiaciute tantissimo, solo che non ho, cioè io ho una vita da fare, non è che posso, è una vita qui e viaggiare il mondo costa tempo e denaro e o è una cosa che paga oppure non. Cioè, chiaro, se mi chiamasse Sting e
e prendi 20.000 euro al mese, 30.000 euro al mese e dici perdi lavoro per un anno, dici vabbè, poi è un'altra esperienza di quelle. Ma anche in quel caso dici, ma chi me lo fa fare? Ma io sto tanto bene qua e faccio le cose che mi garbano. Cioè, è dura, a una certa età. Io le cose che dovevo dimostrare le ho dimostrate. Non ho l'ansia di dire sì, ma se solo potesse... Se, ragazzi, io ho fatto la cosa. Adesso sono contento. Certo. E in Italia? Torni? Quando torni? Allora, in Italia io volevo venire per il mio 40° compleanno a fare un bel tour a Marcord, posti, ristoranti, famiglie, cose varie, e poi c'è stato il Covid e quindi ho dovuto rimandare tutto e quindi adesso sto aspettando. Ora c'è di nuovo le chiusure in Europa, quindi io okay. Aspetto in gloria che ci sia il momento per poter fare un viaggio come si deve senza passaporti di vaccini e mascherine, cioè che peraltro sono necessarie, non è che sono contro, però diciamo non è il momento ideale. Sì. Però io mi ero promesso di non pronunciare la parola vaccino né Covid questa sera, quindi passiamo oltre. Luca Zanotti ci chiede: dove ascoltiamo le tue colonne sonore? Beh, rispondo io, sul sito ci sono i riferimenti dei film. Sì, non ci sono, ci sono dunque tre progetti che abbiamo fatto quest'anno. Due in particolare che non sono ancora usciti sul sito perché non sono usciti al cinema. Uno è un film con Demi Moore, Harry Melling e Angela Riseborough, che è una sorta di West Side Story anni 50, dove io ho fatto una colonna sonora dove facevo una big band per tutto il film da solo, quindi è musica un po' un incrocio tra Mingus, cioè questi momenti di quasi free, un po' Eric Dolphy, così. E quello è un film che secondo me sarà molto ganzo, che spero venga fuori in tutto il mondo, ma inizierà tra poco un giro di festival, ma no, non è ancora uscito. E poi un altro film è un film con la figlia di Bette Midler, grande cantante americana, che è una sorta di commedia su questi show. Sai che negli anni 70 si facevano, i cantanti facevano gli special, dove facevano un'ora con Barbara Streisand. Sì. E Barbara Streisand canta le canzoni, poi c'è un momento di varietà, un comico, e poi c'è un'altra canzone in fondo. Allora è un film dove fa finta di fare questa cosa qua, e piano piano questa cosa diventa un film dell'orrore. Ma abbiamo fatto io e mio partner Brian 5-6 canzoni, arrangiamenti, e disco un po' Giorgio Moroder, fine anni 70. Sì. Per questo film ho capito che quindi anche lì vedi che è un mondo dove puoi divertirti, non è che devi fare per forza solo 56 minuti. È chiaro. Io stimolerei altre domande se ce ne sono, e siccome mi ero ripromesso di non sforare l'ora. Oh, e poi l'ultimo disco, se volete andare a sentire le ultime cose, sicuramente l'ultimo disco strumentale è su A Dream of the House by the Cliff, è su Spotify, iTunes, i soliti sospetti, Bandcamp, sul mio sito e così via. Esattamente, ispirato da Claudio Baglioni, mi dicevi, questo qui. Io all'inizio del 2020, per caso, una notte alle 3 di mattina, ho sentito il disco solo di Claudio Baglioni del 75-76 e fu completamente folgorato, e poi mi sono fatto 3 mesi in cui ascoltavo solo Renato Zero, Battisti e Baglioni. Dalla lo ascoltavo da tanti anni, non era una sorpresa, ma questi tre artisti che conoscevo meno, nonostante sia italiano, e De Gregori, ma soprattutto Baglioni, Zero e Battisti, con queste band micidiali negli anni 70 fino al 1980, dove cambia tutto, andiamo in un mondo diverso al quale mi leggo meno, ma i suoni di questi dischi per me sono tra i suoni più belli della storia della musica, e mi è venuto voglia di fare questo disco nello spirito degli anni 70 italiani. Che però si può sentire su Spotify. Jan, sassofonista, amico di Bruxelles, chiede: ci suoni un qualcosina? Non dal vivo qua, no. Non dal vivo, potete sentire. Su YouTube ci sono abbastanza occasioni. Ci sono su YouTube, e vi invito anche ad andare a sentire l'assolo di tromba suonato su Liberi, che è appena uscito, e la trovate ovviamente su tutte le piattaforme. Un'ultima domanda: dopo il successo che avete ottenuto all'estero, volevo sapere se da parte dell'Italia ci sono stati dei contatti, delle proposte lavorative, o è rimasto zero opportunità? Allora, il rispondere prima a te.
il secondo che si è saputo che suonavo con Pat, tutte le persone che non mi hanno mai risposto alla mail in Italia mi hanno offerto lavori. Vieni alla Rai, vieni qui, facciamo una cosa, dai, facciamo una jam. Tutti i nomi, tutte le cose, tutte le situazioni. Vieni a troppo tardi. Viene a questa arena e nonostante questo ovviamente la difficoltà di farlo in maniera economicamente possibile, perché io comunque il viaggio, no, tutte queste cose qua, comunque aggiunge migliaia di euro a quei 200 euro di profitto se vengo in Italia. Certo. Però no, subito, immediatamente, io se avessi voluto sarei potuto tornare in Italia e fare mille cose a quel punto, ma non... Ce n'erano comunque di più in America che pagavano meno. Certo, ma la distanza nel tuo caso è abbastanza significativa. È quindi troppo, davvero capisci? Se io fossi in Inghilterra sarei venuto in Italia in 5 minuti. Certo, certamente. Bene, senti, allora io concluderei qui questa bella chiacchierata. Mi ha fatto veramente piacere. È stato un incontro solare e piace. Spero che sia piaciuto anche alle persone che ci hanno seguito. Ringrazio tutti per esserci stati, te in particolare per averci consacrato ancora del tempo e per essere stato con noi. Spero comunque che avremo la possibilità di rivederci dal vivo, chissà da quale parte dell'oceano. Fare forse più musica. Io, a me, lo sai quanto sono testardo, però mi farebbe piacere. Benissimo, benissimo. Allora ce lo teniamo sicuramente come programma per il futuro. E ti saluto veramente con affetto e ti auguro il meglio, appunto sperando di rivederti e di vederti presto. Un altro saluto anche da Filippo. E buon Natale a tutti, buone feste. Se buon Natale a tutti. Io invito quelli che ci stanno seguendo a restare collegati, perché superato questo momento dell'intervista con Giulio, ci sarà una cosa interessante. Giulio, grazie infinite. Grazie a te, a presto. Ciao, alla prossima. Ciao. Che bello, che bel momento. Veramente mi ritengo non solo veramente fortunato di averlo avuto ospite dentro Liberi, ma anche di averlo conosciuto e di averci fatto questa chiacchierata. Io resto con voi altri 2 minuti, spero che voi resterete con me altri 2 minuti, perché c'è il momento di cui avevo già parlato, avevo già accennato, del cosiddetto giveaway, ovvero c'è questo splendido disco di Tosca che verrà spedito e consegnato. Questo qui ce l'ha prestato Giovanna, che è stata Famulari, che è stata ospite a luglio, e che io, sapete, ho questa super piattaforma che adoro e che voglio portare avanti, che si chiama Patreon, e quindi le persone, i miei iscritti di Patreon, partecipano all'estrazione di questo disco, ma l'estrazione la faccio insieme a voi. Innanzitutto per farvi sapere che è possibile iscriversi a Patreon e partecipare a tutte le cose che succedono su Patreon, informazioni, video speciali dedicati, fino al ricevere merchandising, dischi miei e dischi anche di persone che mi vengono a trovare. Quindi bando alle ciance, ciancio alle bande, vediamo se riesco a condividere lo schermo. Vediamo se riesco a condividere lo schermo. Chrome tab, sì, forse ci riesco. Wheels of Name. Ok, su questa Wheels of Name, che voi spero vediate in questo istante, lo posso verificare dal cellulare che ho qui. Esattamente. Avete la lista di tutti i miei Patreon. Innanzitutto, Patreon è facilmente raggiungibile all'indirizzo patreon.giacomolariccia.com. Adesso farò girare, mi sento molto Mike Buongiorno, questa ruota che estrarrà una persona che riceverà questo bellissimo vinile. E, ho tolto, lo dico solo per correttezza, le 2 persone, ovvero Fabio e Turi e Natalì, che avevano già ricevuto un libro e un altro disco, se non sbaglio, li ho tolte. Quindi andiamo e vediamo chi sarà il fortunato. Molto Mike Buongiorno. Caterina Martuscello. Sono molto contento. Benissimo. Interrompo la condivisione. Torno fra voi. Caterina e Alessandro, riceverete presto questo disco.
Benissimo. Vi ringrazio per essere stati con noi, vi ringrazio per l'attenzione, per le vostre domande, per la partecipazione e ci vediamo, spero, presto. Thank you.